Questo è quello che rimane del quartier generale della polizia ad Ankara. Queste invece sono immagini di telecamere di sicurezza che documentano gli scontri nella lunga notte tra venerdì e sabato. Dopo il fallimento del presunto golpe, la tensione nella capitale turca resta altissima. Le epurazioni non si arrestano e non si fermano le violenze, dure come documentano queste foto sui militari che avrebbero preso parte al complotto per sovvertire l'ordine politico nel paese. Il premier turco Yıldırım aggiorna i numeri. Sono 208 le persone morte, di cui 145 civili, 60 poliziotti e 3 soldati. Oltre 100 golpisti sono stati uccisi. Dicevamo delle epurazioni, 7.543 le persone arrestate finora, tra cui 100 agenti di polizia, 6.000 soldati, 755 tra giudici e procuratori e 650 civili. Questo è il momento dell'arresto del generale Hakim Öztürk, ex comandante della forza aerea turca, ritenuto il leader dei golpisti. Poi ci sono 30 prefetti sospesi e oltre 12.000 persone sollevate da loro incarichi da polizia, magistratura e tra i dipendenti del Ministero dell'Interno e delle Finanze. È il pugno duro di Erdogan, che pensa addirittura di ripristinare la pena di morte. La comunità internazionale è preoccupata. Federica Mogherini, numero uno della politica estera e della sicurezza dell'Unione Europea, e il segretario di Stato statunitense John Kerry chiedono che Ankara rispetti la democrazia, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto nella risposta al tentativo di golpe. Infine Angela Merkel avverte: se la Turchia introduce la pena capitale, non può più entrare nell'Unione Europea, ammesso che al sultano Erdogan, da ieri più forte e più popolare di prima, la cosa interessi ancora.